Saluto nostalgici, sono Capo. Inizia qui una serie di video dal titolo Progetto Casa. Il titolo lascia già intendere che sarà dedicata a tutti i lavori che ho in programma appunto per l'allestimento della casa, della mia casa nuova. Oggi inizia un lavoro veramente inusuale per me, però dato che ci tengo a condividere ogni mio lavoro di fai da te, specialmente se si tratta di cose artistiche, mi pare doveroso un video dedicato. Per cominciare siamo nell'angolo salotto, l'angolo salotto della mia casa, e i lavori di imbiancatura, di sistemazione varie, tutte sono terminati, quindi possiamo procedere possiamo passare alla fase decorativa. Questo lavoro riprende una mia vecchia idea, se così possiamo chiamarla, che ho sviluppato nella mia vecchia casa. In questo caso la decorazione era di tipo bidimensionale e il tutto dava anche un effetto anche surreale. Ora invece cercherò di riprodurre questa decorazione, che si tratta appunto di mattoni a vista, in maniera tridimensionale. Tengo a precisare da subito che non sono un decoratore di interni. So per certo che questi lavori vanno eseguiti con materiali idonei, vanno eseguiti da personale qualificato e specializzato che lavora nel settore da anni e che appunto ha anni di esperienza alle spalle. Io invece posso solo dirvi che improvviserò come di consueto e sperimenterò tecniche, materiali e attrezzature, attrezzi vari. La mia esperienza di decoratore di interni si limita a un murales fatto su un muro di cartongesso nella mia vecchia casa, sempre un allestimento di un pub, perché se lo ricorda, il vecchio Transilvania di Pavia, correva l'anno 2003 ed era settembre. Qui in questo caso feci per il proprietario una serie di pannelli in compensato, pannelli di grosse dimensioni, erano 2,5 metri, 2 metri per 1 mi pare, con abbastanza grandi dimensioni. In questo caso avevo preso come soggetto Eddie degli Iron Maiden, che è stato da sempre il mio idolo. Questi due lavori sono stati eseguiti interamente ad aerografo. E poi, come detto, la decorazione della parete in mattoni a vista bidimensionali, sempre nella mia vecchia casa. Iniziamo dunque questo lavoro e vi auguro buona visione con questo nuovo progetto Recycle. La scelta di questa decorazione non è assolutamente casuale. Infatti, come ben sapete, come ho già spiegato in video precedenti, l'industrial chic è lo stile che prediligo. Oltre alle pareti, infatti, vedrò di allestire e decorare la casa con altri elementi sempre industrial chic, sempre di questo genere. L'industrial chic si sviluppa a New York negli anni 50. L'industrial chic nasce dall'esigenza di recuperare grandi spazi in disuso, come possono essere vecchie fabbriche e capannoni industriali. Negli ultimi tempi, grazie a serie televisive o a film ambientati appunto in loft e in open space, l'industrial chic è approdato anche nel nostro paese. La combinazione di arte contemporanea con il riciclo creativo è alla base dell'industrial chic, e la scelta di arredare con questo stile funziona molto bene, specialmente in ambienti grandi e luminosi. Questo stile grezzo e vissuto è carico di carattere e personalità. Seguitemi, mi raccomando, seguitemi negli altri video che usciranno, perché vi racconterò un po', diciamo, le basi, la storia, le peculiarità di questo genere. Diciamo che le ripercorreremo insieme. Come mia abitudine, procedo alla stesura delle idee su carta. Da una prima bozza si arriva pian piano alla soluzione definitiva, quella che si sposa meglio con l'area della parete e il futuro, diciamo, arredamento che vi sarà posto intorno.
Questo sarà il materiale. Per rendere i mattoni tridimensionali utilizzerò lo stucco per il muro. So che molti hanno provato e sono riusciti con altre soluzioni, tipo intonaco, cemento, malta, vernici decorative, eccetera. Però, dato che lavoreremo su un muro pronto e quindi già imbiancato, non è il caso di fare polvere o di sporcare con l'applicazione del cemento. Le vernici decorative invece hanno un prezzo troppo alto e, dato che non le ho mai usate, non vorrei rischiare lo spreco di materiale. Si utilizzano anche pannelli prestampati, costruiti, diciamo, fabbricati con diversi materiali. Però, per quello che dovrò fare io, non vanno bene. Quindi non ho visto nessuno eseguire questo tipo di lavoro con lo stucco. Allora ci provo io. Con lo stucco si potrà ottenere uno spessore che sarà una giusta via di mezzo che, diciamo, renderà il mattone idoneo per la composizione che dovrò andare a fare. Gli arnesi che utilizzerò per la stesura dello stucco sono queste spatole. Queste due per preparare, diciamo, lo stucco e quest'altra per, diciamo, modellarlo. Queste sono proprio da modellismo, non costano neanche tanto, sempre ordinate per posta. Come logicamente avrete intuito e avrete capito, il lavoro che si andrà a fare sarà un po' controsenso. Spiego. I mattoni dovrebbero stare al di sotto dell'intonaco, logicamente, e quindi al di sotto della pittura murale. In questo caso i mattoni saltano fuori dalla pittura murale. Cercherò comunque di fare una mezza illusione ottica, vediamo sempre se ci riuscirò. Ripeto, è tutto lavoro in diretta, mai provato prima, quindi vediamo un po'. E poi, come sempre, ci tengo a precisare che io sono per i lavori particolari. Anche se risulterà un controsenso, io personalmente lo considero un lavoro unico particolare, come potrebbe essere la vecchia decorazione, che appunto era piatta e dà un effetto quasi astratto. Qui l'effetto ci sarà, vediamo. Intanto cominciamo il lavoro. Per prima cosa delimitiamo col nastro carrozziere direttamente sul muro il disegno. Poi, sempre con il nastro, traccerò le fughe dei vari mattoni, prendendo le varie misure, fino a formare un muro vero e proprio. I mattoni in questo caso saranno 15x5. Vediamo magari se farli un pelo più grandi o un pelo più piccoli. Sarà tutto fatto in diretta. Allora, dato che i muri non sono in squadro, perché ho provato a prendere delle misure ma non corrispondono l'un l'altro, può capitare, vediamo di provare un altro sistema tramite un montante di uno scaffale, vi ricordate gli scaffali più giù, più una bolla. Magari non funzionerà, però vediamo un po' di arrangiarci con quello che si ha qui a disposizione. Purtroppo non ho un filo col piombo e quindi vediamo un po', perché bisogna tirare meno le righe verticali e da qui avremo, diciamo, la base su cui poi fare le altre misure per le strisce orizzontali. Proviamo. Quindi all'interno della crepa lo si può anche segnare sul muro, tanto non è un problema, poi dopo andrà comunque coperto. Spostato di un centimetro di qua, procediamo a tirare ancora la riga in bolla. Perfetto.
Bene. Perfetto. Ok. Adesso con lo stesso sistema vediamo di tirare tutte le altre reti qua. Da qui in poi si può procedere a fare tutto il muro così com'è, quindi con questa procedura. Adesso taglio perché sennò davvero diventa proprio lungo, quindi la procedura è questa. Logicamente, come detto all'inizio del video, non sono un professionista, quindi sicuramente ci saranno altri metodi. Io ho provato questo, quindi chi conosce altri metodi potrà utilizzare altri metodi, oppure può benissimo utilizzare questo metodo. Allora, molto bene, adesso che abbiamo trovato comunque una misura idonea, provato magari anche con una dima, prendiamo una dima e applicata sul muro, vediamo, abbiamo visto che la misura è corretta, quindi definitivamente sono mattoncini da 25 cm per 5. Sono gli stessi mattoni che ci sono fuori sul balconcino, quindi la resa estetica è migliore, in più c'è anche il richiamo appunto agli altri mattoni. Per le fughe tireremo appunto le righe con un nastro di carta di 1,5 cm, modificandolo, perché comunque ricordo che l'effetto del muro dovrà essere un muro invecchiato, quindi le fughe saranno anche diciamo non precise, dovranno essere non precise in quanto i mattoni saranno consumati, l'effetto dovrà essere il mattone consumato. Vediamo un po'. Molto bene, adesso che ho veramente finito di tirare tutte le righe, procedo al calcolo del mattone. Come detto, i mattoni saranno sfasati metà, 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 metà. Le fughe non saranno assolutamente precise, è voluta la cosa. Quindi, come detto, prima procedo alla disposizione dei mattoni e poi taglierò le fughe. Allora, l'identificazione del mattone, chiamiamola così, è un lavoro che si può fare anche diciamo senza la squadra, comunque senza le misure. Diciamo che prima di tutto lo si può vedere da qui, si parte da qui perché la misura dei mattoni l'ho cominciata da questo angolo. Quindi si comincia a tracciare, anche se furono solamente perché tanto poi verranno via. Queste e questo è un mattone, questo è un altro mattone che termina a metà di quello di sopra e via dicendo. È un lavoro semplicissimo, l'unica cosa è che qua bisogna prestare la massima attenzione perché se se ne sbaglia uno si compromette tutto il lavoro. Come tanti lavori non vi farò vedere tutti i passaggi perché anche questo è un lavoro veramente lungo. Inizio, ve ne faccio vedere giusto un paio e poi proseguirò staccando la cinepresa. Con una spatola, che questa poi mi servirà anche per dare lo stucco, tengo fermo, strappo lo scotch e questo viene via.
Molto bene, la fase di individuazione dei mattoni a vista sfalsati è conclusa. Come detto, ho ritagliato le varie parti delle fughe proprio a rendere il mattone, un mattone sull'altro sfalsato, quindi metà, metà, metà e metà. Adesso, prima di passare alla stesura vera e propria dello stucco, dovrò creare la fuga, cioè tirar fuori la fuga. La fuga praticamente col taglierino taglierò via qui una parte di nastro sopra e una sotto. Vediamo di tenere una misura standard abbastanza stretta. Fortunatamente, come detto, dovrà risultare un muro antico, un muro vecchio, vecchiato, quindi consumato. Di conseguenza le fughe, se sono, diciamo, non precise, è anche meglio. Mi ripeto, sono operazioni fatte in diretta, quindi senza, sto andando un po', diciamo, a sperimento, ecco, sto sperimentando comunque diverse tecniche e diverse fasi man mano che vado avanti col lavoro. Perciò, come detto, tiriamo fuori le fughe. Questa è la misura ideale per la fuga. Non vi faccio vedere perché il lavoro è lungo e noioso, quindi porterebbe via solo parti di video. Procediamo. Molto bene, la fase di preparazione delle fughe è finita. Adesso posso passare tranquillamente alla fase di creazione dei mattoni. Per il momento ho levato il coperchio qua per lavorare meglio, perché qua comunque fortunatamente tra l'altro verrà una fuga, quindi non avrò problemi di posizionamento del coperchio dell'impianto idraulico. Quindi riposiziono la cinepresa e vedo di fare vedere alcuni passaggi. Quindi cominciamo. Allora, in questo caso, anche se non si comincia dal basso, non è un problema, perché appunto ora come ora saranno tutti mattoni singoli, quindi non saranno obbligati da misure varie di fughe e tutto. Quindi inizierò da dove bene o male sono più comodo, proprio per iniziare a sperimentare il tutto, la resa eventuale, l'altezza del mattone e tutto. Le fughe sono state tagliate tutte a mano, come visto, e tutte volutamente imprecise. Man mano che i mattoni si creeranno, dando giù lo stucco, vedrò come modellare il tutto. Tanto più che appunto non dovrò necessariamente seguire in maniera obbligata le fughe, vedrò proprio di plasmarle con lo stucco stesso per vedere com'è la resa migliore. Procedo. Questa è la prima confezione di stucco che utilizzerò, è la più piccola, quindi lo faccio anche per comodità. Questa è la spatola che userò come base per preparare lo stucco. Questa sarà la spatola che userò, la parte che userò per dare lo stucco. Le altre due mi serviranno per plasmare lo stucco. Come ho già detto, non essendo un decoratore di interni, io sto sperimentando, e dato che lo stucco dovrà essere dato uno alla volta con un mattone, vediamo se non converrà dopo fare
un lavoro unico con la spatola, quindi dare con questa spatola dare il tutto. Per ora lo proviamo così. Anche la superficie del mattone, ricordiamo, non dovrà essere precisa, anzi dovrà essere il meno preciso possibile, perché, ripeto, trattasi di un muro rovinato e quindi invecchiato. Ok, allora passo alla rimozione dello stucco sopra lo scotch, perché logicamente quando lo stucco secca, se poi vado a togliere il nastro isolante, il nastro di carta, c'è il rischio che appunto lo stucco in quella parte lì venga via. Ok, in più si delimita l'alzatina, chiamiamola così, del mattone. Quindi il primo possiamo dire che è concluso per il momento, anche perché poi vedremo se alzarlo, passarlo, insomma lo plasmeremo come detto in seguito. Adesso farò quelli intorno, questo, e inizierò a tirar via lo scotch. In questo caso dovremo mettere altro materiale una volta magari asciugato, di conseguenza il muro uscirà molto di più, il mattone uscirà molto di più e avremo un mattone molto più bello. Ok, in questi casi qua sto cercando di tenerlo già più alto il mattone, almeno vediamo di non ripassarlo più volte, vediamo un po'. Per il momento sembra riuscire il passaggio e vediamo. Poi comunque, anche se resta ruvido, comunque con tutte queste increspature si può tranquillamente passare con la carta vetrata alla fine. Perché comunque andando, dovendo lo stesso seguire un minimo le fughe, come detto prima, poi dopo saranno libere, ma per avere la traccia bisogna sempre seguire le fughe, soprattutto per dare l'alzata del mattone, perché sennò non riesce, quindi pian pianino lo si fa, ma restano queste increspature. Molto bene, per il momento siamo arrivati qui. Qui sarà un lavoro ancora interessante, perché dovremo finalmente sfumare, diciamo così, i mattoni con il muro. Sarà la parte più artistica, diciamo, perché, e soprattutto la parte dove improvviserò di più.
perché i mattoni dovrebbero stare al di sotto della parete, logicamente. Vediamo di cercare di sfumare, penso che il termine giusto sia quello, sfumare i mattoni con il resto della parete. Già una mezza idea ce l'ho, procediamo. Per il momento quindi io proseguo il lavoro senza filmare, magari filmerò qualcosina proprio per farvi vedere dove sono arrivato. E ci diamo appuntamento a fine lavoro. Allora, recuperata una spatola più grande, vediamo di fare in altro modo. Ovvero, dato che comunque le fughe ci sono, e quindi possiamo benissimo essere più comodi a fare una cosa di questo tipo. Siamo arrivati a buon punto, siamo a buon punto, alcune fughe le ho già fatte uscire, vediamo di andare nel dettaglio, alcune fughe come vedete già si vedono, ho già levato il nastro adesivo, altre no, perché devo ancora levare il nastro adesivo, questa diciamo che è questo è il materiale già dato. Adesso sta asciugando, sta indurendo poco poco, così almeno poi riusciamo a levare il nastro adesivo per appunto tirar fuori le altre fughe. Diciamo che il lavoro procede bene e procede anche abbastanza veloce. Questo punto, come vedete, come avete visto anche da, diciamo, dalla carrellata da lontano, questo è un punto dove lo stucco è venuto via. E possono essere molteplici i motivi, vuoi che non ha aggrappato, ma strano perché diciamo ha aggrappato tutt'altra parte, ma in alcuni punti, proprio in alcune zone, lo stucco non attacca. Qui, qua ad esempio vedete che viene via, purtroppo viene via, però come sempre non è un problema perché è un lavoro in più, e qui non li chiamo problemi, li chiamo lavori in più. Quindi anche qua e in alcune parti, diciamo di là, in alcune zone, dovrò darci dentro ancora con il lavoro artistico. Ora staccherò la rimanenza del nastro adesivo, che è sotto il materiale che ho appena dato, così almeno poi usciranno le fughe e potrò, diciamo, terminare per il momento questa parte del lavoro. Eccoci alla fine della stesura dello stucco, la stesura preliminare, diciamo comunque la prima stesura dello stucco. Prima perché ci sono alcuni mattoni che risultano magari un po' più bassi, questi a metà video vi ho fatto vedere poco fa,
che sono delle parti, queste sono delle parti dove lo stucco è venuto via, ce ne sono anche di lì, come detto, poco male, perché vediamo di risolvere il tutto con stucco e con il colore. Ora ritocchiamo uno a uno i mattoni, proprio per, come detto, vedere di aggiustarli. Infine, quando finiremo di dare lo stucco sopra i mattoni, vedremo di fare il colore. In un secondo tempo, in un secondo momento, quando il colore sarà asciugato, provvederemo a mettere altro stucco per fare la famosa sfumatura col muro. Dovrò farlo un secondo tempo perché dovrà risultare in pratica il cemento dato dopo. Comunque seguitemi nel video che vedrete un po' come si svolgeranno i lavori. Ed eccoci arrivati alla fine dell'aggiunta dello stucco per far risaltare di più i mattoni. Ho aggiunto parecchio stucco, sono andate via altre tolle di stucco, una mi è rimasta proprio per fare la fase finale. Lo stucco è stato aggiunto ai mattoni, come detto e ripetuto più volte durante il video, per farli uscire di più, per avere più spessore. Tanti mattoni sono rimasti come prima, come la prima stesura, ma questo poco importa, perché appunto il muro deve risultare con mattoni non precisi. Adesso con carta vetrata, spatole e eventualmente un cacciavite, adesso vediamo che lo faremo, che lo useremo come scalpello, vediamo di lisciare tutti i mattoncini, perché ora come ora sembra che abbia un effetto pietra, ma a me l'effetto pietra non serve, perché l'effetto deve essere muro invecchiato, quindi muro consumato e di conseguenza mattoni lisci. Poi passeremo a colorare i mattoni. Una volta colorati, provvederemo a dare ancora dello stucco in giro per procedere all'avvenimento o alla correzione dello stucco dato in precedenza, che è saltato via, se vi ricordate. Qui ci sono alcuni punti, qui un po' dappertutto, dove lo stucco è saltato via. E ripeto, non è un problema, perché riuscirò ad abbellire il tutto rendendo ancora più vissuto il muro. Darò, dicevo, lo stucco qui, lo stucco di là, e poi provvederemo a colorare lo stucco. Infine, ultimo sguardo generale per eventuali correzioni, e poi finalmente il muro a mattoni a vista invecchiato sarà finito. Allora, vedete, il mattone prende forma. Infatti l'importante è smussarlo, quindi scartavetrarlo, quindi smussarlo ai lati, praticamente. Spigoli vivi non devono essercene, o almeno ce ne devono essere veramente minima parte, perché il mattone è consumato dal tempo, perciò devono essere il meno vivo possibile. E comunque sia, con la carta saltano via anche i pezzetti, adesso i pezzetti in più, quelle famose increspature che ci sono anche qua e tutto.
Adesso, come ogni passaggio, salterò perché qua è veramente lunga. Questa è veramente lunga perché bisogna farlo veramente uno a uno. E ogni tanto collegherò la cinepresa per far vedere un po' a che punto sono arrivato. Ci siamo. Allora, è stato grattato tutto il muro, mattone per mattone, come vi ho spiegato. In alcuni punti non si vede, adesso poi farò vedere, sono saltati via sia lo stucco sia la vernice sotto, quindi l'intonaco. Non è un problema, adesso facciamo la correzione. Prima di passare alla colorazione, finalmente, dovremo spolverare mattoni e fughe con questo pennellino rotto, facciamo così, perché almeno il colore aderirà meglio, non ci sarà problemi e tutto. Poi puliamo sto tugurio che si è venuto a creare di polvere e poi possiamo finalmente passare alla colorazione. Vi do appuntamento, adesso spolvero, non vi faccio vedere, vi do appuntamento poi al punto, diciamo, della colorazione. Allora, piccola, oggi è il 25 di maggio e sono le 7:20 di mattina, sono qua dalle 5, cioè 5:15 mi sembra, prima di andare al lavoro sono passato per il proseguo del muro. Infatti in un'oretta e mezza, due orette, ho fatto veramente molto, anche perché l'unica cosa da fare, comunque correggibile perché tanto poi andrà su, è il grigio, è lo stucco eventuale, l'unica cosa da fare è fare così, una mano veramente veloce di colore, anche se si sbava non mi interessa perché poi verrà corretto il tutto e via discorrendo. Vedete che comunque, anzi forse con la mano veloce rende di più. Qui ci sono le pennellate, si vedono le pennellate, ma poi con una spugnetta vediamo di ripassare il colore nella seconda mano. E sempre nella seconda mano si fanno le... ecco, stanno suonando adesso le 7:30. Nella seconda mano si fanno le famose alzatine, queste qua, non so se si vede, le famose alzatine, quelle perpendicolari al muro, lo stucco perpendicolare al muro, che qui si sta facendo veloce, quindi molto probabilmente si coprono anche nella velocità, ma non sempre è così, perciò nella seconda passata si rifinisce tutto.
Molto bene, la base veloce dei mattoni con rosso è finita. Adesso ripassiamo grosso modo dove ci sono le varie imperfezioni sul mattone, ovvero dove sono rimasti praticamente i puntini bianchi dello stucco e soprattutto le alzatine. Poi, una volta fatto questo, vediamo di mettere giù il formoso grigio e lo stucco dove serve. Per il momento faremo delle prove e poi vediamo da farsi, e una volta finito il discorso del grigio il muro sarà completamente finito. Ora che abbiamo finito di fare con la spugnetta tutti i riempitivi di tutti gli avvallamenti di tutte le alzatine dei mattoni, procediamo a fare le fughe. Io ho già provato a fare un paio di esperimenti e con questo, aspetta che zoom un po', ok, ho comprato sempre a Leroy Merlin, questo a chi serve è il numero 336, denominato Urban, e visto che è una bellissima tinta questa, veramente bella, però è, diciamo, una tinta già bella e pronta, cioè non è una base, ecco, vediamo di dirla così, non è considerata una base, ovvero è praticamente il colore del cemento, sì, però il cemento ha tante sfaccettature. Quindi cosa succede? Praticamente ho preso un po' di vernice, qui è bianco, non si vede, comunque il bianco, l'ho mescolato un po', effettivamente è, come vedete, spero che vediate, comunque spero che vediate, comunque poi lo vedrete sul muro, è più chiaro, di conseguenza è base. E adesso vediamo come darlo giù, se utilizzare un'altra spugna, spugnetta nuova, però dal lato quello incazzoso, diciamo, quello per grattare, così meno bello poroso dovrebbe rimanere giù, oppure con il solito pennello, quello con le setole più grandi, col quale abbiamo dato giù il fondino qui dei mattoni, e poi proveremo a metterci altro. Adesso intanto vediamo un po' come viene con la mescola che ho fatto per schiarirlo un po' di più. Se poi il colore risulterà ancora troppo scuro, lo si può riallungare ancora con il bianco. Ecco, per ora sembrerebbe andare bene. E poi logicamente con quello più scuro, quindi la tinta neutra, ovvero quella più scura, gli facciamo le rifiniture. Bene, come tinta sembrerebbe anche buona, però direi di schiarirla ancora un pochettino, tanto siamo sempre in tempo a scurirla. Adesso passiamo a dare lo stucco, come ho detto, la pseudo finale, diciamo. Per il momento facciamo prima i contorni, la crepa qui, là, qui sotto, poi passeremo all'interno dove serve, come detto, qui, per riparare l'intonaco che è venuto via, lo stucco che è venuto via dei mattoni, e poi lo coloreremo di grigio con le varie tonalità. Allora, qua lo stucco lo devo dare, se va dato, bello spesso,
e logicamente il meno preciso possibile. Questo dovrà essere forse una delle parti, allora, è tutto importante, ma qui si delimita la parte, come vedete, tra muro pulito e muro rotto, quindi muro diciamo dove c'è una parte di riparazione. La riparazione è data da questa parte di stucco. Ok, dunque, visto che, come detto, sto sperimentando e visto che questo stucco dovrà simulare il cemento, allora cosa ho pensato di fare? Vediamo, ripeto, è sempre uno sperimento, ma per il momento sembra tenere. Provo a metterci della sabbia, ovvero sullo stucco già steso, vedete qua che comunque già ho provato a metterla, non ne serve tanta, serve un pochettino giusto per simulare. Si prende un po' di stucco sul dito, così almeno rimane attaccata, si intinge nella sabbia il dito, poi si fa così. Intanto la si stende, magari allungherà un po' di più il lavoro, ma qui la resa deve essere la più veritiera possibile e quindi non mi va di fare, non so neanche come definirle, mi va di fare cose che non si avvicinano al vero, perché in questo caso non c'è niente di astratto, ma deve risultare al 100% un muro in tridimensionale, quindi con la trama giusta per il cemento, con la trama giusta per i mattoni, come visto prima. E quindi niente, sperimentiamo. Lo stucco comunque seccando teoricamente dovrebbe tenere la sabbia, e se no una volta che vengo qua a viverci, a abitarci in questa casa, la casa come sulla spiaggia, ma non mi sembra il caso. Ma non penso proprio che entrino dei problemi, perché lo stucco comunque indurisce e trattiene la sabbia. Intanto si stende ben bene il finto cemento e basta. Ed ecco come si presenta per il momento lo stucco dato sulla parte esterna del muro, quella che poi è la parte che andrà a sfumare col muro colorato. Non si vede granché perché, essendo bianco, non rende per il momento, però diciamo che come base ci siamo. Qui, come potete vedere, ci c'è la sabbia. La sabbia è quella che ho fatto vedere prima. Praticamente ho prima sparso col dito
in pratica, per amalgamare bene con lo stucco. Poi ho usato la tecnica, ma sì, ho unito sia la sabbia che lo stucco, amalgamandoli tutti insieme sulla spatola, e poi le ho date giù sul resto, diciamo, sul resto del contorno del muro. Adesso passiamo a riempire le fughe con lo stesso procedimento di sabbia e stucco, e poi passeremo alla colorazione. Poi il muro sarà finalmente finito. Ok, adesso ho dato un po' di stucco, una velatura leggera di stucco qua, leggera perché il mattone deve risultare appunto in alto, cioè più rilievo. Ora seguiremo la spaccatura varia, praticamente qui dove è saltato via lo stucco, sono proprio delle zone, qui, questa praticamente sarà proprio una crepa bella grande. E così faremo per tutte le altre zone dove il mattone si è rotto, quindi lo stucco è venuto via. Poi l'appuntamento finale è, salvo esperimenti vari che vi farò vedere, sarà a fine lavoro totale di tutto il muro. Allora, ho fatto la correzione, praticamente qui in pratica si vede la riparazione del muro che ha un colore, quindi qua è un grigino mescolato con lo stucco, perché infatti adesso ho anche mescolato il colore con lo stucco e la sabbia, quindi la resa è davvero bella. E qui praticamente ci sono le fughe, quindi lo stacco dovrà essere netto tra le fughe che stanno sotto, diciamo, la correzione, e la correzione stessa. Quindi col pennellino, e qua sarà un po' lunga la cosa, però col pennellino, tra l'altro molto diluita come vernice, vabbè, adesso poi vedrò di correggere. Vediamo di dare lo stacco. Quando si arriverà qui, si vede, sì. Quando si arriverà qui, che è l'altra, diciamo, l'altra mano di cemento che è stata data, useremo un colore ancora più chiaro per riprendere un po' questo. Molto bene, siamo arrivati a un buon punto, siamo veramente a buon punto. Adesso ci resta solo da finire tutte le riparazioni. Riparazioni guidate con lo stucco, sì, il cemento. Seconda, cioè, fase successiva, riguardiamo ancora i mattoni, ritoccandoli ancora con la vernice arancione, con il pennellino. Sarà un lavoro noioso, ma va fatto. Poi provvederemo a dare il colore, colorare la
stuccatura che ho fatto per la cornice, diciamo di tutta la composizione, ovvero del muro, la spaccatura del muro. Una volta fatta quella, il muro sarà terminato, sarà completo e finito. Ha dato le fughe, infatti sto anche facendo le fughe mentre do lo stucco, è una fase che sto facendo insieme, sto dando anche le fughe, mescolando vernice murale con la sabbia. Non credo sia una tecnica giusta o comunque una tecnica corretta, però tiene. Per il lavoro che sto facendo va più che bene e al tatto sembra davvero di toccare del cemento, quindi la resa è a mio avviso ottima. Ultima fase, dicevo, sarà il ritocco dei mattoncini, poi sarà finito. Nel frattempo faccio vedere l'ultima volta, gli ultimi due passaggi, uno o due passaggi, di stesura dello stucco all'interno della composizione, sempre per far vedere la correzione, l'eventuale riparazione, quello che dovrebbe essere la riparazione del muro. Ricordo che questo stucco lo sto dando sia mescolando vernice muraria, quindi un po' di grigino e sabbia, vero e proprio sembra proprio cemento, la resa bella e la sabbia rimane dentro lo stucco, anche toccandolo, anche strofinandolo con le mani, resta. Quindi per il lavoro che sto facendo va più che bene. Seguitemi sempre in tutti i passaggi e ci vediamo, appuntamento al prossimo passaggio e al finale di quello che sarà il muro di mattoni a vista tridimensionale. Finalmente le fughe sono finite. Allora, procediamo al ritocco dei mattoni, dei vari mattoni. Fortunatamente non ce ne sono molti, comunque il lavoro che si deve fare. Poi facciamo, coloriamo un po' quello stucco lì ed eventualmente ne mettiamo altro. Adesso vediamo un po' come la resa e tutto. Quindi procediamo a correggere definitivamente, quindi per l'ultima volta, i mattoncini con l'arancione. Ci siamo. Ora possiamo passare alla fase finale, ovvero la stesura del colore sul cemento finto e l'eventuale, ma quasi sicuramente lo dovremo fare, l'eventuale aggiunta di stucco per sfumare del tutto il muro. Ora cerchiamo di trovare una tonalità adeguata, un colore adeguato per il cemento che andremo ad applicare. Vediamo un po' cosa si può fare, perché ho fatto anche delle prove mescolando anche un po' d'arancio. Come effetto non è male, però devo vedere un attimino, diciamo, cosa si accosta meglio a quello che è il colore del cemento per le fughe. Quindi devo andare un attimino a vedere cosa stacca di più, cosa stacca di meno, una cosa giusta e graduale. E questo credo che sia forse il passaggio forse più delicato, non più lungo ma più delicato, perché qui si comprometterebbe praticamente il lavoro. Quindi vediamo di trovargli una cosa che va bene e poi di finire il tutto, finalmente di finire tutto il muro. Molto bene, abbiamo trovato la tonalità giusta mescolando anche un po' di arancione, dei mattoni col grigio scuro e bianco. Questa è una tonalità, credo che vada veramente bene, è proprio grigio e deve risultare un grigio vecchio, ripeto, perché sapete, puro questo è un muro vecchio. Adesso procederò a stenderlo sia col pennellino,
questo qua, che è la spugna, la spugnetta. Pennellino, diciamo che lo useremo per i contorni, per quando si va vicino ai mattoni, e poi vediamo un po' cosa si riesce a fare. Se eventualmente servirà, aggiungerò anche qui, anche in questo caso, della sabbia, che la sabbia tiene anche sotto la vernice. Qui va data sì la sabbia perché la fuga non è stata colorata, di conseguenza è stata colorata perché aspettavo di arrivarci, perciò diamo la nostra sabbietta che male non mi fa. Altro passaggio fondamentale per la resa di un muro più veritiero possibile, chiamiamolo così il termine, è quello di simulare l'intonaco. Con lo stucco quindi faremo questo lavoro qui, che ho già fatto, come vedete, praticamente ho rasato, ho dato lo stucco prima, messo giù lo stucco, poi ho rasato sul mattone tenendo comunque lo stucco spesso perché dovrà risultare un qualcosa che è al di sopra del mattone. Vi ricordate la, come detto ripetutamente, il concetto è quello. Quindi facendo in questo modo qua, adesso poi farò un dettaglio qui, facendo in questo modo qui la resa è ottima perché grazie allo stucco si riesce a simulare l'intonaco, così, poi si va rasando via.
facendo in questo modo si alternano la resa del cemento, che appunto è la correzione, la riparazione del muro, e quello che poi si è salvato di questo muro, ovvero l'intonaco. L'intonaco poi verrà sfumato via con la vernice, magari poi vediamo col bianco se dare dei ritocchi, vediamo un po', probabilmente li daremo, adesso vediamo. Però per il momento, specialmente qui dove, ecco, lo spettatore, diciamo, che osserverà il muro, perché bisogna anche, quando si fanno questi lavori artistici, bisogna entrare nella mente di un, e negli occhi di uno spettatore, non soltanto quello, non soltanto, non bisogna vederla solo da chi, dalla parte di chi esegue l'opera, chiamiamo l'opera, insomma, di chi esegue il lavoro, ma in primo luogo bisogna immaginare quello che vede lo spettatore. Così. Poi se si sporcano i mattoni è anche meglio, perché si vede la parte vecchia dell'intonaco sopra il mattone. Quindi risulterà una cosa non aggiunta. Come potete vedere, lo stacco netto dà l'impressione che sia l'intonaco al di sopra del mattone. Ora continuerò. Farò vedere come sempre un qualcosina, leggiamo un po', e poi ci diamo appuntamento al lavoro finito. Bene nostalgici, siamo giunti alle considerazioni di fine lavoro. Quest'opera mi è costata circa un mesetto di lavoro. Vi spiego, siamo nell'anno 2020 e adesso è giugno. Questo lavoro l'ho iniziato circa metà, al 10 mi sembra, di aprile. In quel periodo c'è stato quello che hanno definito il lockdown, ovvero che tutte le attività di vendita, di produzione, si sono fermate per il caso Covid-19 o più comunemente chiamato coronavirus. Questo ha comportato il fermo delle spedizioni, infatti io lo stucco l'ho ordinato per posta, per via corriere, in quanto ero a casa dal lavoro, anche la mia azienda ha fermato la produzione, la vendita, e quindi io come tanti altri colleghi siamo rimasti a casa. Di conseguenza non si poteva neanche girare per negozi, quelli ancora aperti, conseguentemente i tempi si sono protratti davvero tanto.
In più sono anche ritornato a lavorare, quindi il tempo era ancora meno. Vabbè, a parte questi dettagli, iniziamo col dire che questo muro va visto sotto una determinata luce. Infatti state vedendomi, spero che mi vediate anche a fuoco, state vedendomi ora con questa luce. Questa è una luce tenue, una luce vintage, diciamo così, ecco, possiamo definirla una luce vintage che si sposa perfettamente con opere di questo tipo. Se vi ricordate, quando lavoravo vedevate sempre una luce forte su questo muro ed era un faro fatto apposta per lavorare, per fare video, comunque un faro di luce LED che sparava direttamente sul muro, ovvero sulle zone dove stavo appunto lavorando. Quella luce mi serviva perché per fare determinati dettagli tutto mi serviva, però vedendo da lontano, io personalmente vedendo da lontano quello che stavo realizzando, personalmente non mi convinceva. In effetti con queste luci il muro e l'effetto è ottimo, veramente sono proprio soddisfatto di quanto fatto. Tanto più che questa lampada, questa è una lampada, non è vintage assolutamente, è proprio il più falso di quello che può essere considerato vintage, però ci piaceva, l'abbiamo comprata. Rappresenterebbe una pompa di benzina vecchia, fatta anche male tra l'altro, perché c'è il pistolino di erogazione della benzina che è un cosetto lungo così, no, così. Quindi, così. Quindi non rende, ma va bene così, non è un problema. Sarebbe in definitiva un porta CD, cioè un'antina dove all'interno ci sono dei ripiani con dentro appunto i CD. In seguito verranno installate anche delle APIC, in un primo tempo probabilmente non costruite da me, in un secondo tempo sostituite da quelle che costruirò io. A tal proposito vi invito a continuare la visualizzazione dei prossimi video. I prossimi video potranno essere sia le APIC piuttosto che le mensole, piuttosto che i mobiletti. Comunque la serie Progetto Casa, questo è il primo video, avrà al suo interno proprio video dedicati alla costruzione, fai da te, di tutti i complementi d'arredo che andrò a costruire appunto per la mia nuova casa. Tutte rigorosamente in stile industrial chic, come detto all'inizio del video, la parte di presentazione. E niente, seguitemi perché vedrete le tecniche. Ripeto, i miei esperimenti, perché io non sono assolutamente né un falegname, né un decoratore di interni, né quello che volete, perché io sono un centralinista. Mi piace molto fare fai da te, piace molto il fai da te, ho molta fantasia, forse troppa, e cerco di svilupparla con questi lavoretti che mi piace condividere con voi. Il materiale che ho utilizzato per la realizzazione del muro è questo. Si tratta di veramente tanto tanto materiale. Per un decoratore di interni sicuramente il materiale da utilizzare non era questo, era molto meno sicuramente. Calcolate però che tanto stucco è andato buttato via, è stato buttato via perché rimaneva logicamente sulle fughe. E sulle fughe qui, ricordate, ho tirato il nastro da carrozziere. E logicamente dando lo stucco, tanto stucco è rimasto sul nastro da carrozziere, tirando via lo stucco veniva buttato. Si poteva magari anche recuperare, ma come detto il tempo era quello che era, quindi bisognava fare anche alla svelta. Purtroppo fare i lavori di forza comporta anche tanto materiale buttato via, sfortunatamente. Come sapete, lo scopo di questi video è quello di riciclare, di riutilizzare il più possibile materiali, oggetti, quello che ne consegue. Altra cosa, avete visto questo per quanto riguarda lo stucco. Per quanto riguarda la colorazione, ho utilizzato molte
tecniche, anche quello di unire, ecco qua rimane, è bello veramente il tatto, sembra proprio di toccare del cemento, anche quello di unire la sabbia al colore, la sabbia allo stucco. Arrivati a questo punto non mi resta che salutarvi, date l'appuntamento al prossimo video, che potrà essere un video sia di fai da te, sia storico, sia di presentazione prodotti recycle, sia qualsiasi cosa. Voi seguitemi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella qua in basso al video, con scritto iscriviti, così almeno quando usciranno dei video potrete vederli. E ricordatevi, nulla si distrugge, tutto si recupera. Un saluto nostalgico.